Bellezza, decoro e pulizia sono un dovere, ma soprattutto un piacere per tutti noi. Un piacere? Sì, uno straordinario piacere. Perché, del resto, se un posto è maltenuto e sporco, la voglia di andarci cala all'istante. O peggio, si finisce con l'abituarsi alle brutture. Ma se invece sono curati e decorati, questi stessi luoghi vengono frequentati più volentieri. Noi della scuola Luigi Simeoni abbiamo capito tutto questo, anche attraverso le attività svolte. Ma abbiamo anche capito un altro importante punto, ovvero che un bene comune è di tutti e non di nessuno. E proprio per questo vogliamo lasciare la nostra scuola più bella di quanto l'abbiamo trovata. Ci stiamo pertanto impegnando a migliorare la scuola in modo da sentirla più nostra ed evitare che persone maleducate vadano a rovinarla. Quindi abbiamo deciso di decorare i muretti, attualmente trascurati, che contornano la scuola. Abbiamo così interpretato lo stile di Piet Mondrian, rivisitandolo in modo personale, aggiungendo le nostre e altre sagome come si vede poi nel filmato. Infatti, un nostro compagno ha filmato tutte le fasi del progetto, dallo studio dell'arte moderna fino al lavoro finito, passando attraverso lezioni di teoria ed attività laboratoriali di lavoro pratico, alternando momenti seri a quelli divertenti. Perché la vera bellezza non sarà mai solo quella dei muretti, ma soprattutto quella della passione che ci abbiamo messo per farli. Abbiamo osservato l'architettura della scuola per capire di che stile è. È razionalista? Dall'osservazione passiamo alla rappresentazione, dalle forme concrete a quelle astratte. Animiamo i disegni con silhouette varie. È lo stile pittorico più vicino al razionalismo? L'astrattismo geometrico di Mondrian. Ognuno di noi lo interpreta a modo suo. Thank you.
sperimentiamo le tecniche più adatte per riportare le silhouette sui pannelli. Misuriamo i muretti in lungo ed in largo. Costruiamo di prototipi pannelli di prova e non è stato semplice riportare le misure in scala. Ma ora ci divertiamo scatenando la nostra creatività. Sui pannelli scorre la storia attraverso le immagini di famose opere d'arte, dalla preistoria alla street art. Entrare a scuola come in un quadro di Montreal è molto meglio. La bellezza ci salverà. Il tempo. Il tempo scorre attraverso le immagini di alcune opere d'arte, dagli animali dei graffiti rupestri, al David, fino ai giorni nostri con la street art di Banksy. Ed eccoci arrivati a noi con le nostre idee e la nostra creatività, il desiderio di stare insieme, con spirito di accoglienza e tolleranza, il desiderio di imparare, di capire e fare, per volare liberi verso il nostro futuro. Lo spazio, un luogo, tutti i luoghi. Il castello di Montorio si unisce allo skyline di altri monumenti famosi nel mondo. In questi spazi costruiamo il nostro mondo, un mondo in cui viaggiare con la cultura e la fantasia.